Ciao ragazze, allora oggi video in collaborazione con tre mie amiche e sono Federica, Dery Bruno qui su YouTube e la dolcissima Lili del canale Nueza Beauty Channel. In questo video vi mostreremo i 5 rossetti top dell'autunno, secondo diciamo i nostri gusti. Io personalmente ve l'ho divisi per quanto riguarda diciamo il prezzo, quindi dai low cost all'high cost. Infatti penso di aver selezionato come low cost proprio in assoluto il rossetto più economico della storia, ovvero sono questi rossettini qua della Still Day e il packaging praticamente è questo qua che vedete, nero con queste bocche e si chiama il rossetto Still Day perché questa marca fa anche altri tipi di rossetti che non ho provato e non vi so dire. Comunque quelli che vi consiglio io hanno questo packaging qui e il tappino trasparente. L'altro giorno, girovagando dal cinese, ho visto questi rossettini qua che non li ho mai visti. Quelli che ho li ho comprati a Cattolica quando sono stata in vacanza con la mia amica Mara e li ho scoperti grazie a lei. Questi rossetti qua costano soltanto 1 euro, hanno vari finish, ci sono sia i matte che gli sheer, però io vi straconsiglio i matte perché sono davvero di ottima ottima qualità, sono super super pigmentati. Questo qui che vi mostro è il numero 16, non so se si può notare, è il numero 16 ed è questo colore qui. È un rosso borgogna vinaccia, molto molto bello, cioè assomiglia moltissimo al colore il Wonka della MULAC Cosmetics, è molto molto simile. Vi faccio vedere uno sbozzo. Come potete vedere è matto, cioè è leggermente satinato, però una volta messo toglie questo diciamo lucidino che ha ed è completamente matto e dura tantissimo. E per costare 1 euro io ve lo straconsiglio. Se lo trovate all'interno di qualche cinese, raga, vi prego fatene scorta perché sono davvero davvero validi. Vi consiglio di vedere però bene lo stick del rossetto e vedere se ci sono qualche glitterino all'interno. Però la maggior parte, diciamo, di questi rossettini qua è matto. Infatti io ce l'ho matto, ce li ho i fucsia e questo rosso qui che è molto molto bello. Poi, salendo un pochettino di prezzo, ho selezionato i rossetti della Wet n Wild che costano 2,99 euro e sono questi qui, i lip color rossetto della Wet n Wild che hanno il packaging nero. E costano 2,99 euro perché ci sono anche altri che hanno il packaging argento tipo e sono quelli là sheer satinati. Non ve li consiglio anche perché non ne ho provato neanche uno. Di questi qua ne ho 6, pensate. E per dirvi, ne ho presi 3 per farvi vedere le varie tonalità che secondo me stanno bene con cioè sono da sfruttare in questa stagione, ovvero l'autunno. Ovvero, vi ho selezionato il mauve Utah Here ed è l'E907C, che è questo color malva, vedete? Molto molto bello. Questi rossetti qua sono matte e hanno una durata pazzesca, davvero pazzesca. Poi vi ho selezionato l'E918D, il Cherry Bomb, che è spettacolare, io lo amo. Ed è questo qui, molto molto scuro ed è spettacolare. E poi vi ho selezionato il dupe del Rebel di MAC che è il 908C Sugar Plum Fairy ed è questo qui che ho strautilizzato anche perché è stato il mio primo rossetto della Wet n Wild, vedete? Questi tre rossettini qua, appena applicati, diciamo, sono un pochettino lucidini. Facciamo lo stesso discorso dello Still Day, però dopo un poco si asciugano e diventano matte e durano davvero tantissimo. Infatti questi rossetti della Wet n Wild sono stati progettati per la durata di 4 ore, ma vi assicuro durano molto molto di più. Soprattutto se ci mettete una matita labbra, quindi riempite tutte le labbra con la matita e ci passate su questi rossetti, vi durano davvero tantissimo.
tantissimo e costano solo 2,99 euro. Salendo un pochettino di prezzo, vi propongo i rossettini matte della Collection Professional che costano 4 euro 4,50 euro, non ricordo, e vi consiglio in particolare lo 01, ovvero il color carmine. Mi pare sì, numero 01 Carmine, e fa parte della linea matte della Collection ed è questo bellissimo colore qui, stupendo, che secondo me si può abbinare davvero con tutti i look, è davvero bellissimo. Questo è il colore, davvero stupendo. Infatti non so se seguite su Instagram la Gerard Cosmetics, che è un'azienda americana, e ha fatto uscire dei nuovi rossetti che promuove la promoter Carly Bibel, quella youtuber strafiga americana. Io sono, mi piace molto seguire le youtuber americane e mi ispiro moltissimo a loro. E quindi la Gerard Cosmetics ha fatto uscire un rossetto nuovo che si chiama 1995, che sta strapopolando in America, cioè è sempre sold out, ed è proprio questo colore qui, almeno dalle foto. Ed è davvero stupendo. E poi vi ho selezionato un rossettino della linea Kate Moss, di questi qui col packaging rosso, perché sono matte, e in particolare il 107. Questi rossettini qua costano 7,50 euro da acquestapone, io li ho presi lì, però potete anche provare a vedere su ASOS, quando la Rimmel la mettono in offerta costano un pochettino in meno, e il colore è questo qua, un bordeaux molto molto scuro, hanno un odore tipo di rosa, non è molto piacevole, almeno a me che l'odore della rosa non è che mi piace tanto, però hanno un'ottima ottima resa e ve li consiglio. E vi faccio vedere il prodotto, eccolo qua. Sono davvero molto molto buoni questi qui. Io infatti ce l'ho il 107 e il 111, che però è un tipo un rosso, cioè io lo metterei anche in autunno, però questi secondo me sono proprio i colori autunnali per eccellenza. Ed è questo qui di Kate Moss, si stende molto molto facilmente, perché anche come tutti quelli che vi ho mostrato, un rossetti matte idratanti, cioè non tendono a seccare le labbra e sono molto molto confortevoli. Davvero un ottimo ottimo prodotto che vi consiglio di acquistare quando mettono i saldi Rimmel su ASOS, perché lo andate a pagare tipo intorno ai 5 euro, 4,50 euro, non mi ricordo. Io vabbè, presa dalla foga, ne ho acquistati due da questa buona a 7,50 euro. Per quanto riguarda la sezione high cost, ed è l'ultimo rossetto, vi ho selezionato un rossettino della MAC. Mi rendo conto che è un colore abbastanza particolare ed è Cyber, che io adoro. Non si vede molto molto bene. Comunque, il famosissimo Cyber, che adesso vado a mostrarvi. Ci riuscirò? Ci sono riuscita. Packaging classico dei rossettini MAC, e questo è il colore che io adoro, adoro. Me li devo sniffare quando apro i rossettini MAC, non posso farne a meno. E questo è Cyber, cioè qualcosa di fantasmagorico, cioè unico e nel suo genere davvero. E questi qui, diciamo, sono i 5 rossetti top che vi consiglio per l'autunno. Vi consiglio di andare a vedere anche il video di Caterica e Lili per vedere quali sono i 5 rossetti che vi consigliano le mie amiche. Io niente, vi saluto, vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!